Esi mami nankolo Yesu. Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici, contenti di tornare nuovamente con voi dopo un po' di tempo. Vogliamo subito iniziare con la prefazione di quello che seguirà.
un po' di tempo, da diversi anni, anche se comunque non è una cosa recente come fenomeno, ha diverse decade, ma per quanto riguarda il prendere piede è abbastanza recente, solo da pochi anni. Alcune persone, un po' in tutto il mondo, questo non accade solo nel bel paese, stanno cominciando a, come dire, portare avanti la cospirazione ufologica anche in campo, come dire, religioso. Noi sappiamo che dagli anni 40, ok, è cominciata la cosiddetta cospirazione ufologica, mentre invece da pochi anni a questa parte questa cospirazione ufologica è stata, come dire, vuole essere inserita anche in campo religioso, e ovviamente vanno a colpire la parola di Dio e la Bibbia, e quindi cominciano a dirci che nella parola di Dio in verità sono 2000 anni che nessuno ha capito niente, anche se loro dicono sono cose che si sono sempre sapute. E noi rispondiamo: beh, anche quello che noi diremo in questo video sono cose che si sono sempre sapute, e quindi non diremo niente di nuovo, diremo quello che si è sempre saputo. Benissimo, poi sarà a noi dimostrarlo. E quindi dicono che nella parola di Dio non c'è neppure il nome di Dio, che nessuno sa quello che c'è scritto, però loro lo dicono, e che nessuno è in grado, no, di leggere il testo, soprattutto ci riferiamo all'Antico Testamento, quindi siamo in epoca veterotestamentaria. Questo ci porta all'ebraico biblico, ok? Quindi nessuno sarebbe in grado, ok, di leggere quel testo perché non vocalizzato. Poi vedremo se è vero. E allora, se nessuno è in grado di leggere quel testo perché non vocalizzato, domanda: perché tu ne parli? Se nessuno è in grado, perché tu ne parli? Perché tu dici che lì non c'è scritto Dio? Perché tu dici lì che c'è scritto un'altra cosa? Perché dici che lì sta parlando di motori, di navi spaziali, sta parlando di esseri, come dire, di esseri alieni, che non parla di peccato? Insomma, se nessuno è in grado di leggerlo, non lo leggere neanche tu. Insomma, come dire, poi la situazione diventa abbastanza ambigua. Benissimo, e quindi noi invece vi dimostreremo in questo video, questo nell'ultima parte di questo video, come invece l'Antico Testamento è tranquillamente leggibile, e lo è sempre stato, lo è sempre stato. Abbiamo delle traduzioni, perché le prime traduzioni dell'Antico Testamento non sono recenti, hanno più di 2000 anni, molti secoli avanti Cristo già erano sorte le prime traduzioni, non solamente con la Septuaginta, ma anche con altre traduzioni che avevano fatto gli stessi ebrei. Poi si cerca di screditare queste traduzioni semplicemente dicendo che gli ebrei non le riconoscono, e questa è una posizione faziosa. Poi dimostreremo perché. Bene, e il punto di quello che noi stiamo dicendo è che tutto questo discorso della ufologia, perché poi alla fine di questo si tratta, cioè di far entrare nelle coscienze, no, delle masse, il discorso ufologico, e a sua volta questo può essere utilizzato anche per screditare, ok, la parola di Dio. Noi sappiamo che quando una persona si solleva per, diciamo, iniziare questa chiamiamola campagna, sappiamo sempre che questa persona, se si va a indagare la sua vita personale, fa parte di movimenti quali, per esempio, uno su tutti, la massoneria. È un classico, perché la massoneria ha sempre cercato di distruggere, ok, il cristianesimo, da sempre. Questa è storia, non è una cosa nuova. È inutile che ci vengano a dire che i principi della massoneria sono buoni. No, i principi della massoneria apparentemente ce li vogliono far sembrare buoni, ma i principi della massoneria sono quelli di adorare Satana, che loro chiamano Lucifero, che non si chiama Lucifero. Ma questa è storia, questo non lo diciamo solo noi. Ora, il movimento ufologico
che vogliamo ricordare, dietro questo movimento ci sono miliardi che stanno spingendo, perché questo venga, come dire, in qualche modo accettato dalle masse. C'è un perché per tutto questo. Il movimento ufologico ha un suo fondamento, come questo movimento massonico, e non solo massonico, del far credere alle persone che la Bibbia parla di alieni. Quindi con questa cosa non solo promuovi l'ufologia, ma distruggi anche la parola di Dio, che poi è l'obiettivo principale. Come questo movimento ha il suo fondamento nell'ufologia, a sua volta l'ufologia trova il suo fondamento in altri movimenti, anche in altre discipline. Ed è per questo che, quando inizieremo adesso a fare il video, l'ascoltatore potrà rimanere meravigliato, perché cominceremo a parlare di movimenti e di situazioni che apparentemente non hanno niente a che fare con il fenomeno ufologico e con gli alieni nella parola di Dio, mentre invece il fondamento di tutto questo parte proprio da lì. E quindi bisogna ricostruire puzzle dopo puzzle tutta quanta la storia, fino ad arrivare ai nostri giorni. Ecco perché noi divideremo questo video in più parti, no? Ce ne saranno almeno, credo, tre, poi vediamo strada facendo come va. Quindi nella prima parte cominceremo a parlare appunto del trasfondo religioso, perché poi parte tutto da lì, e soprattutto nell'India. Poi da lì, scopriamo che questa religione ha un certo tipo di fondamento. Questo fondamento è stato portato qui in Occidente, con qui la seconda parte, quindi tratteremo questa seconda parte rappresentando appunto questi movimenti apparentemente innocui, e poi vedremo come questi movimenti sono stati utilizzati per far creare nuovi movimenti religiosi o pseudo religiosi, dove appunto da lì comincia a concretizzarsi il contatto con gli alieni, per finalmente sfociare nell'ufologia, e a sua volta poi dall'ufologia si passerà all'ultimo puzzle, che è quello di inserire l'ufologia nella parola di Dio, avvalendosi dell'ignoranza, giustamente, delle persone che non conoscono l'ebraico biblico, e decontestualizzando il tutto. E dicono costoro che si occupano solo di lingue, invece poi vediamo che si mettono a fare anche teologia, eccetera eccetera eccetera. Bene, in questo video noi vi dimostreremo come tutti questi fenomeni sono collegati l'uno con l'altro, e infine andremo a leggere il testo originale della parola di Dio, e lo esamineremo insieme. Vi mostreremo come in verità si può tranquillamente comprendere senza nessuna difficoltà, e che non è vero affatto quello che vanno dicendo, che nessuno sa quello che c'è scritto e che può voler dire qualunque cosa, e che come si fa a sapere quello che vuol dire una parola, eccetera eccetera eccetera. Bene, noi leggeremo i testi veterotestamentari nel linguaggio originale, e vi mostreremo in modo molto semplice come invece è possibilissimo capire quello che dice il testo, e che non è vero che nessuno può leggere i testi veterotestamentari non vocalizzati. Questa è una grande falsità. Basta andare in Israele oggi per vedere che tutto quello che troverete scritto, la maggior parte, non è vocalizzato. Tutte bugie, anzi. Bene, niente, questa è stata la prefazione. Come sempre vi diciamo, senza dubbio e senza preamboli, vogliamo dare inizio al presente video. India, induismo, terra di guru e di pratiche che oltrepassano i confini della realtà e dell'immaginazione. 1,2 miliardi di indiani, di cui solo 1 miliardo sono induisti.
centinaia di migliaia di persone hanno completamente perso la testa, in balia alla pazzia totale, pur di seguire questo credo. Mai più recupereranno la loro psiche. Apparentemente per noi occidentali qualcosa di lontano, anche di innocuo, alla nostra civiltà, ma così non è. È più vicino di quanto possiamo credere o immaginare. Incredibile come dagli anni 60 l'Occidente abbia aperto le proprie porte a queste filosofie. In particolare ci si vuol riferire all'induismo, il quale è stato introdotto sotto la falsa bandiera di parole come è solo ginnastica, medicina, psicologia e falsi nomi attinti alle volte anche dallo stesso cristianesimo. Centinaia di migliaia di individui nell'arco di questi ultimi decenni sono partiti per l'India per farsi indottrinare. Molti di questi non sono mai più tornati e le loro famiglie non li hanno mai più visti. Sempre dagli anni 60, i guru hanno iniziato una massiccia opera di proselitismo qui nell'Occidente, soprattutto iniziando dall'Occidente americano per poi passare a quello europeo. La storia ci insegna che per quanto riguarda l'Europa è stata l'America a decidere usi e costumi che sarebbero dovuti essere adottati. Insomma, pensare che 1 miliardo di persone che seguono l'induismo stiano con le braccia conserte a guardare tutto il resto del mondo navigare in acque aliene, usiamo questo termine, alla loro religione è certamente abbastanza, come dire, da persone semplici. Ora, prima di parlare di questo, vogliamo lanciare un breve sguardo in questo mondo e vogliamo esaminare come stanno le cose in modo più dettagliato. Le testimonianze di tutti coloro che ne sono usciti fuori, compresi gli stessi guru, asseriscono molte cose che ci fanno riflettere in modo veramente maturo. Queste persone che hanno fatto parte di questi movimenti ci raccontano che praticamente quando si trovavano lì facevano qualunque cosa fosse necessario per la propria religione e per i capricci del proprio guru. In quegli anni, stiamo sempre parlando degli anni 60, una equipe di giornalisti filmò di nascosto immagini a noi sconcertanti, le quali addirittura dovettero essere, come dire, fatte uscire dal paese, appunto dall'India, in modo furtivo. Vediamo come sacerdoti marciano nudi. Questi sacerdoti venivano e vengono ancora oggi considerati dai stessi guru come i discepoli più sacri e dedicati. Vediamo come gente cosparsa di polvere di morto e di sterco di mucca sui capelli è disposta a fare questo e molto altro pur di piacere al proprio guru e al proprio movimento religioso, appunto l'induismo. Come già detto, apparentemente tutto questo non c'entrerebbe niente con l'ufologia e gli UFO nella parola di Dio, ma tutto questo invece è proprio il fondamento. In questi ambienti vengono utilizzate delle droghe che sono molto, ma molto potenti. In quegli anni si sollevarono diverse figure di esperti in materia
e parlarono in modo abbastanza, come dire, incisivo per denunciare la barbarità di questo o di questi movimenti. I personaggi non mancano, insomma. Vogliamo cominciare con una famosa giornalista chiamata Carol Matriciana. Il nome è un po' grazioso per noi italiani, Matriciana, ma d'altronde questo è il suo cognome. Carol Matriciana, nata e cresciuta nell'India, nel 1973 si trasferirà a Londra, dove diverrà la prima autorità in Inghilterra sui fenomeni dei nuovi movimenti religiosi. Questa giornalista denunciò, con tanto di filmati e di molte altre prove, quali documenti, eccetera, che in India e nell'induismo accadono cose veramente barbare, a cominciare dai stessi bambini, che non trovano posto in questo sistema religioso. Infatti le famiglie, dice e ha dimostrato lei, sia con filmati e documenti, quando le famiglie si trasferiscono nell'India per seguire il proprio guru, non gli è permesso di, ovvero vengono scoraggiati a portare i propri bambini. E quando questo non è proprio possibile, ovvero se li portano comunque, i bambini diventano proprietà della comunità e quindi tutti quanti diventano i genitori di questi bambini, facendo sì che questi bimbi perdano la propria identità familiare. Questa giornalista scrisse molti libri. Uno su tutti è intitolato The God of the New Age. Molto interessante questo scritto, questa denuncia. Nell'induismo la coscienza viene completamente annientata. L'individuo viene lavorato nella sua psiche dal più profondo, facendo appunto, come già detto, uso anche di droghe molto potenti, fino al punto di perdere completamente il cervello. Come già detto, basti pensare che vanno in giro con i capelli cosparsi di sterco di vacca e il corpo cosparso di cenere di morto. Insomma, è veramente demenziale. Nell'induismo una delle molte regole recita: tutto è lecito pur di ottenere il fine. Quindi il fine giustifica qualsiasi mezzo, ripeto, qualsiasi mezzo. Ecco qui che il concetto del bene e del male diventa personale e ambiguo, quindi varia da persona a persona, non si distingue più quello che è il bene, quello che è il male, e quindi il peccato originale non trova spazio, non trova forma, non c'è peccato originale nell'induismo. E questo ci ricorda qualcosa che vanno predicando i nostri amici, appunto, che vedono alieni dappertutto, soprattutto nella Bibbia. Non c'è peccato originale. Ma la domanda del milione recita: come è riuscito l'induismo a ottenere tutto questo controllo sulle persone? Non dimentichiamo che stiamo parlando non di 1, 2, 3 milioni di persone, ma stiamo parlando di 1 miliardo di persone su un totale di 1.200.000 indiani. Insomma, è veramente un fenomeno importante. Considerate che le religioni nel mondo principali sostanzialmente sono tre, e la terza, guarda caso, è proprio l'induismo. La prima religione al mondo è il cristianesimo, che falsamente i nostri amici, che vedono alieni dappertutto, anche nella parola di Dio, circoscrivono a 1.200.000. Attenzione, perché questo è molto, molto subdolo. Vedi, circoscrivere il cristianesimo a 1.200.000 significa circoscriverlo, con tutto rispetto parlando, per carità, al mondo cattolico. Ma questo non è il cristianesimo.
Il cristianesimo non è solo il mondo cattolico. Il cristianesimo è molto di più del mondo cattolico, sempre se lo vogliamo chiamare cristianesimo, ma adesso non vogliamo entrare, come dire, in questi discorsi. No, cari amici ascoltatori, il cristianesimo è formato da 2,5 miliardi di persone, esattamente il doppio di 1,250 miliardi. Ora si divide in due. La metà di 2,5 miliardi, quindi 1,250 miliardi, appartiene al cattolicesimo, così è. La seconda metà appartiene agli altri movimenti. Quindi abbiamo soprattutto i due movimenti principali, che sono gli evangelici e i protestanti, che erroneamente molti ci identificano, a noi evangelici, come protestanti. Adesso non fa parte del presente video questo oggetto, quindi ci limitiamo col accennarvi che così non è. Il movimento protestante sostanzialmente è formato da 4 categorie, che sono i luterani, i calvinisti e anche i mennoniti, quindi gli anabattisti, anzi 3A e la quarta categoria sono gli anglicani. Giusto, mi stavo dimenticando una categoria molto importante, gli anglicani. Questi sono i 4 movimenti che compongono il protestantesimo. Nessuna di queste dottrine, ok, viene, come dire, avallata dalla Chiesa evangelica, anche se abbiamo molte cose in comune, ma se è per questo ce l'abbiamo qualcosina anche col mondo cattolico, una su tutte è la Trinità. Chi può dire che non c'è Trinità? Ecco qui il perché del plurale quando si nomina Dio. C'è una Trinità e la si evince anche non solo dal passo immediato, ma dal contesto generale. Ora ritorniamo a monte. Avevamo detto che il mondo, ok, cristiano si divide sostanzialmente in due: movimento cattolico, movimento non cattolico. Il movimento non cattolico è formato da 2 situazioni, protestanti ed evangelici. Il movimento più grande in assoluto è quello evangelico, soprattutto quello di stampo pentecostale, che a sua volta è stato contaminato per falsi, come dire, ministri che sono stati introdotti furtivamente da Babilonia la Grande e dalla massoneria. Adesso non fa parte di questo video trattare questo oggetto, quindi ci limitiamo ad un mero accenno. Benissimo. Il movimento pentecostale conta circa 700 milioni di persone, forse anche di più. Quindi è un movimento molto importante, che diventa pari a quello cattolico. Qualcuno dirà, beh no, quello cattolico è di 1,250 miliardi. Alt, sono pari, adesso ve lo dimostrerò. Io dico sempre una cosa, di quello che vuoi, purché poi lo dimostri. Benissimo. Adesso vi dimostrerò che sono pari. Attenzione che tutto quello che stiamo dicendo ha a che vedere poi con l'oggetto finale. Se tu prendi il cattolico, ok, che abbiamo detto che la Chiesa cattolica è formata da 1,250 miliardi, ma di questo 1,250 miliardi almeno la metà sono cattolici, perché i genitori di questo infelice neonato, dico infelice perché poverino non sa neanche lui quello che fa, viene portato in chiesa, gli viene spruzzata un po' d'acqua e gli viene detto tu sei cattolico, e tutte queste cose che non trovano posto nella parola di Dio. La Bibbia condanna questo. E qui entriamo in teologia, e chi va dicendo che gli alieni stanno nella parola di Dio e che loro si occupano solo di quello che è scritto, del linguaggio, quindi di quello che è scritto, non entrassero in merito alla teologia, si facessero i fatti loro, lasciassero questo a noi. Per cortesia, siate coerenti con quello che dite, non entrate in teologia. Vuoi parlare di quello che è scritto nel linguaggio originale? Parla di quello,
Poi quello che dice la teologia non sono fatti tuoi, anche perché nella teologia ci sono contrasti, come ci sono contrasti nella storia, come ci sono contrasti nella archeologia stessa, come ci sono contrasti nella scienza, come ci sono vedute diverse nella medicina, così anche nella teologia. Però quando succede in un mondo alieno alla religione va tutto bene, quando succede nella religione tutti a puntare il dito. Quindi se tu sei qualcuno che vuole vantare il diritto di interpretare il linguaggio originale come meglio gli pare, limitati a quello, poi noi verremo a parlare di questo, leggeremo il linguaggio perché è materia nostra, ok? E anche la teologia è materia nostra, ma non è materia vostra, quindi tu fai il tuo lavoro e lascia a noi fare il nostro. Grazie. Benissimo. Stavamo dicendo che questi bambini malcapitati, ok? Perché poverini, gli viene fatto quello che loro neanche sanno, nel nome di quello che direbbe la Bibbia, che in verità non dice. Abbiamo fatto diversi video a tal proposito e abbiamo dimostrato come sia da un punto di vista teologico, ma insomma non solo, è veramente improprio battezzare nell'acqua un bambino, anche perché un bambino, vabbè, adesso non vogliamo entrare in teologia. Comunque, questi bambini malcapitati vengono battezzati, di conseguenza sono cattolici. Poi questi bambini passeranno tutta la vita, ok, senza andare mai o mettere il piede in una chiesa cattolica, salvo nel loro matrimonio e in qualche funerale, e però vengono considerati dei cattolici. Ecco qui 1,2 miliardi di cattolici. Ma di questi cattolici, che appunto vengono contati come 1,2 miliardi, solo la metà sono persone di chiesa, che vanno regolarmente in chiesa. Quindi da lì si scende almeno del 50%, almeno del 50%, se non di più. Ma vogliamo essere buoni. E quindi, voglio dire, alla fine non sono 1,250 miliardi, anche perché vediamo persone che dicono che sono cattolici e poi non vanno in chiesa, hanno una vita totalmente aliena alla religione cristiana, bestemmiano, fumano, dicono parolacce, rubano, vivono una vita fuori dal matrimonio, come dire, convivono, e questo nel cristianesimo non è possibile. Hanno una vita anche immorale da un punto di vista sessuale. Insomma, alla fine lì dei cattolici non c'è niente, perché non solo il cristianesimo, anche il cattolicesimo tutte queste cose le condanna. Quindi vediamo che poi alla fine la quota scende, mentre invece nel mondo pentecostale evangelico, nel mondo evangelico succede l'esatto opposto, che il credente evangelico è tale perché fa un'esperienza di fede con il Dio creatore del cielo e della terra, gli dà il proprio cuore e è una persona che regolarmente legge la Bibbia e conosce la parola di Dio, ha letto tutta la Bibbia, a differenza che normalmente nel cattolicesimo, non è per parlare male, ma è un dato di fatto, la maggior parte, l'85, forse anche il 90% dei cattolici non ha mai letto la Bibbia, mentre invece l'evangelico ha letto la Bibbia non meno di 5, 6, 7 volte, ogni evangelico soprattutto. E questo è un classico, ci sono anche le eccezioni, ecco. Però il 90% degli evangelici sono persone che vivono una vita religiosa attiva. Ecco la differenza tra questi due movimenti. Quindi questo è molto importante. Ecco qui che torniamo al discorso iniziale, dove appunto queste, diciamo, alla fine le due entità principali sono cattolicesimo e evangelici, soprattutto pentecostali. Ora non vogliamo dimenticarci anche dei protestanti, che comunque anche loro sono molto attivi, per carità di Dio. Benissimo. E questo va assolutamente detto. Questo ci servirà per dopo. Abbiamo detto questo non così a caso, adesso abbiamo voluto aprire questa parentesi, no? Così. No, c'è un perché che poi ci servirà per dopo. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi è molto importante stabilire le principali religioni
del mondo sono tre. La prima è il cristianesimo, e questo è molto importante, formata, come già detto, lo vogliamo ripetere, noi ripetiamo molto, non da 1,250 miliardi, ma da 2,5 miliardi di persone. Questa è la prima religione al mondo. Poi c'è la seconda religione al mondo, che supera di poco quella induista, che sono i musulmani, formata da circa 1,250 miliardi, 1,3 miliardi di musulmani. E infine c'è la terza religione al mondo, che è proprio l'induismo, formata da ben 1 miliardo di persone. Come vedete, con pochissimi gruppi, cioè solo tre, arriviamo a 2, 3, 4, quasi 5 miliardi di persone che abbracciano le principali religioni al mondo, che sono appunto tre. Rimangono 2 miliardi di persone che andranno ad abbracciare altre religioni. Quindi, come possiamo vedere, i cosiddetti atei sono veramente molto pochi, quasi inesistenti. Il fatto è che fanno molto rumore e sono anche molto potenti da un punto di vista economico. Benissimo. Ora, la domanda del milione che avevamo fatto prima di aprire, diciamo, questa, chiamiamola parentesi, era la seguente: come è riuscito l'induismo a ottenere tutto questo controllo sulle persone? Cioè, stiamo parlando di 1 miliardo di persone. Non è che vanno tutti quanti, come già detto, con lo sterco sui capelli, con la cenere sul corpo. Ovviamente sono milioni, decine di milioni che fanno questo lavoro, non vi pensate che nell'induismo è una pratica isolata. No, no, sono pratiche comuni, anche se non tutti perseguono questo estremo, ma comunque l'induismo di per sé porta a degli estremi sempre, o in un modo o in un altro. Bene, quindi, per rispondere alla domanda come è riuscito l'induismo a coinvolgere, da un punto di vista psicologico, di anima, di spirito, di tutto il proprio essere, 1 miliardo di persone, la risposta nasce e si viene a trovare in una sola parola. E adesso l'ascoltatore rimarrà molto sorpreso di quello che inizieremo a dire. La parola è la seguente: yoga. Sì, cari amici, il fondamento dell'induismo è lo yoga. In poche parole, non c'è induismo senza yoga. Lo yoga è la, come dire, a me dispiace ripetermi, ma devo farlo, è il fondamento dell'induismo, tutto nasce da lì. È un lavaggio del cervello, è qualcosa che per noi occidentali oggigiorno è diventato qualcosa di innocuo, ma che in verità di innocuo lì non c'è niente. Se ben ricordate il discorso che fece il serpente antico nella Genesi, fu proprio questo: mangia di questo frutto e vedrai che non ti succederà niente, è qualcosa di innocuo, anzi questo ti eleverà all'altezza di Dio. Lo stesso discorso viene portato avanti da sempre, da quando l'uomo è caduto appunto nel peccato originale. Di tutto questo parleremo durante il presente video. Bene, come già detto, lo yoga è il fondamento e quindi il motore pulsante dell'induismo. Senza yoga non c'è induismo. Lo yoga è uno dei 6 sistemi filosofici dell'India. Ogni esercizio fisico dello yoga è stato disegnato per ottenere un beneficio spirituale, non fisico, ovvero non viene fatto soprattutto per un beneficio fisico, anche se si possono avere, tra virgolette, dei benefici fisici, che poi così non è,
come vedremo durante questo video. Ma lo vogliamo ripetere, lo yoga e gli esercizi fisici che si fanno nello yoga sono stati disegnati dai guru per un discorso spirituale. Tutto questo qui in Occidente viene abilmente nascosto. Yoga sta per yugo, ovvero per gioco, legare l'anima e lo spirito all'aldilà, attraverso le meditazioni, utilizzando l'aiuto appunto di esercizi fisici, apparentemente innocui, ma che così non è. Tutto questo viene mescolato a un sistema di vita, partendo anche dalla alimentazione, quella vegana, quindi l'essere vegetariani. Gli esercizi fisici servono esclusivamente per preparare il corpo a fare uscire sia l'anima che lo spirito attraverso però della meditazione. Tutto questo è parte integrante dell'induismo. Lo yoga viene dall'induismo. Lo yoga è induismo. Questo, come già detto, viene abilmente nascosto. Sì, viene mostrato come un semplice esercitarsi fisicamente, come un qualcosa di innocuo. Gli esercizi dello yoga prevedono diverse posizioni. Queste vengono chiamate asane. Poi ci sono gli esercizi di respirazione o prane. Poi ci sono i dissolventi della mente, come lea. Poi ci sono i poteri psichici chiamati siris. Infine ci sono anche i canti ripetitivi chiamati mantras. Ecco perché il Signore Gesù ebbe a dire: non usate ripetizioni su ripetizioni su ripetizioni. Fu una profezia. Infine troviamo anche il culto della magia nera chiamato tantra. Vi ricorda niente la parola taranta, tarantella? Avete mai studiato il fenomeno della taranta, della tarantola e della tarantella? Provate a studiare questi fenomeni e vi accorgerete che in fondo lì di folklore e di innocuo non c'è niente. E a dire tutte queste cose, sapete che non siamo solo noi cristiani? Anche il mondo ateo si è pronunciato in modo franco e diretto nel denunciare tutto ciò. Ora, non pochi, dopo alcune sedute di yoga, hanno dato la propria vita al guru di turno. Lo hanno seguito per tutto il mondo, fino a passare lunghi periodi nel Tibet. Il Tibet è una terra molto particolare, per diversi aspetti che tra un po' inizieremo a vedere. Interessante notare, infatti, che nel mondo dell'occultismo il Tibet viene considerato come la più grande fonte del paranormale dove attingere. Non a caso, se avete studiato la storia bene, vi ricorderete come Hitler addirittura vi mandò una spedizione. Ricordatevi che Hitler era perfettamente integrato in un mondo dell'occultismo. Il Tibet adotta le sue filosofie non da se stesso, ma direttamente dall'India e quindi dall'induismo. E lo yoga è il fondamento nel mondo tibetano. Non dimentichiamoci che il buddismo giunge nel Tibet direttamente dall'India. Ora, lo yoga ha molti volti, ha molte forme, e sarebbe da ingenui pensare che alcune possono essere deleterie, mentre invece altre no. No, tutte le fonti dello yoga sono deleterie. Man mano che il video prenderà forma, vi mostreremo il perché.
Vogliamo parlare di alcune di queste. C'è un tipo di yoga chiamato lo yoga Atna o Atta. Mi fa un po' sorridere questa parola Atta, perché Atta in ebraico biblico significa tu. Atta, tu. Hu, lui. Ani, io. Ma questa è un'altra storia. Ohata, non so come si pronunci, noi non conosciamo l'indiano e neanche lo vogliamo imparare, con tutto rispetto. Ora, il Hatha Yoga promette salute fisica e mentale, ma la sua meta finale è quella di unirsi alla divinità chiamata Brahma o Brahma. Non so come si pronunci. Ora, tutto questo qui in Occidente non viene detto, viene solamente presentato lo yoga come un esercizio fisico che, guarda caso, ti fanno fare sempre però una forte meditazione, facendoti sempre penetrare di più in questa meditazione fino a far sì che tutto il tuo io, tutta la tua mente, annulli il tuo essere. C'è una isolazione del tuo io, del tuo essere, un annichilamento, un cancellare tutto, un fuoriuscire dalla realtà presente. Questo è molto pericoloso e vogliamo ripetere che a dirlo non è solo il mondo cristiano. Anche il mondo yoga, il mondo scientifico, il mondo ateo, e molti denunciano queste cose con tanto di esperti. Un altro tipo di yoga è il Raya Yoga. E riguarda la meditazione, la ricerca e la comprensione della propria anima e ha una connessione diretta con un essere supremo. Vediamo che qui c'è molta religione e che non sono meri esercizi fisici e che queste meditazioni non sono fine a se stesse. Tutte queste cose potrete anche trovarle, se investigate, nei stessi in alcuni siti dove si pratica lo yoga. E altri invece vi diranno che fanno solo esercizi fisici, ma in verità pian piano poi vi introdurranno in tutto questo mondo di meditazioni. E poi gli esercizi fisici, anche fini a se stessi, come già detto, sono stati creati proprio per entrare in contatto con questo tipo di spiritualità, e sono molto pericolosi farli, perché sono esercizi fisici che nulla hanno a che fare con una mera ginnastica e non va bene farli. Poi di questo ne parleremo. Il Raya Yoga normalmente utilizza queste due parole per indicare le prime due lettere dello yoga, lo yo come unione e il ra di raya, ra come reale. Tradotto si parla dell'unione con l'essere reale, che è considerato appunto l'essere supremo. Un'altra caratteristica dello yoga e di tutto questo mondo sono i cosiddetti mantra. Sicuramente ne avrete sentito parlare. Infatti, è una parte fondamentale. C'è un commento agli yoga che viene da Sutra, c'è un commento agli Yoga Sutra che viene fatto da, non so come si dice, Patanjali o Patanjali, non so come dirlo, comunque molto famoso. Io non so leggere l'indiano, quindi lo Yoga Sutra di Patanjali viene messo in questo suo commento, viene messo nero su bianco che col termine mantra si intende incantesimo, magia, incanto. Se voi cercate lo scritto di Patanjali lo troverete nella pagina 240. Quindi, quando qualcuno dice che non è vero che questo termine indica incantesimo, magia, incanto, Patanjali non dice questo, dice l'esatto opposto, e ricordiamo che Patanjali è, se non la massima, almeno una delle massime
come dire, autorità in campo di yoga. Cioè, praticamente vi stanno nascondendo la verità, ma non perché l'ha detto un nome, ma perché praticamente fa parte di tutto il complesso dell'induismo, dello yoga, appunto, nel mondo indiano, e a sua volta lo riscontriamo anche nel nostro mondo, come i frutti poi portano a tutto ciò, anche se viene abilmente nascosto. Alcuni si nascondono, come al solito, no, dietro le cattive traduzioni, è sempre la solita sciocchezza e le solite cose per nascondere poi la verità. Un ex professore di yoga ci racconta in un suo libro, intitolato Il lato bello del male, The Beautiful Side of, il nome è Johanna Michaelsen, ci spiega come una parola o una frase o il nome di un dio, ovviamente demoniaco, viene ripetutamente e a intermittenza nominato o cantato. E noi sappiamo che questo è un classico non solo nel mondo dello yoga, ma anche nel mondo della stregoneria. Egli ci dice che questa pratica porta l'esecutore a uno stato di vibrazioni che attrarrà a sé ciò che si sta cantando o pronunciando, quindi invocando. Ovviamente i maestri yoga negheranno veemente tutto ciò. Diranno che questo nulla ha a che vedere con l'induismo e che è un suono senza senso e quindi senza alcunché di specifico. E allora la domanda del milione recita: a che serve farlo? Ogni mantra recita a intermittenza la seguente frase: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutto qua. Questo lo si ripete per ben 108 volte, senza mai fermarsi a intermittenza. Questa operazione viene ripetuta ogni giorno 16 volte. Quindi si recita 108 volte per 16 volte al giorno per un totale di 2 ore. Ed è il minimo che ogni guru richiede dai suoi allievi. Si canta e si sta in stretta comunione con tutto l'essere e con tutto lo spirito, ed è un vero e proprio lavaggio del cervello. Questo non lo dice solamente il mondo cristiano, ma anche il mondo scientifico, il mondo psicologico, il mondo medico, quindi. Si usa anche come ipnotismo. Incredibile l'ipnotismo. Quando hai un problema, invece di affrontarlo, ti assenti dalla realtà e lasci che la tua mente vada in bianco. Insomma, non affrontare la realtà è qualcosa di, a dir poco, demoniaco. Un mezzo importante utilizzato dal sistema per il lavaggio del cervello delle masse, in particolare dei giovani, che sono il futuro del mondo, è proprio la musica. Qualcuno dirà adesso che c'entra questo con lo yoga e con l'induismo. Vedete, tutto collegato. Dobbiamo solo prestare attenzione ai segnali e ai frutti. Vogliamo parlare dei Beatles. Ora l'ascoltatore rimarrà meravigliato e dirà: quante cose ci metti in questo minestrone. Tutto quello che è necessario ci metto in questo minestrone. Ma adesso sta a noi dimostrare se c'è qualcosa in comune o no. Come già detto, questo mondo viene governato in molte maniere. Poi di questo ne riparleremo più avanti. Uno degli strumenti utilizzato per governare le menti è la musica, soprattutto per i giovani. Ci fu un gruppo molto famoso in quegli anni chiamato i Beatles,
chi è che non ha mai sentito parlare dei Beatles? Addirittura John Lennon morì in seguito a una seduta spiritica, se ben vi ricordate. Elton John, scusate, o John Lennon, ho fatto un po' di confusione. Chi era? John, il cantante dei Beatles, era John Lennon, sì. Fatto un po' di confusione con Elton John, anche se pure lui è coinvolto in questo mondo. Ma adesso parliamo dei Beatles. Uno dei gruppi più importanti usati dall'elite. Anticristiani come pochi. Non dimenticate la frase che ebbero a dire che il cristianesimo sarebbe finito e invece sono finiti loro. Quindi sentenziarono il cristianesimo e chiunque sentenzia il cristianesimo praticamente si sta autosentenziando. Ed è la stessa cosa, tra l'altro, che stanno facendo questi, chiamiamoli ufologi, che stanno dicendo che nella parola di Dio si parla di alieni e non di Dio. Stanno dicendo che da qui a 2000 anni, loro la buttano alle lunghe, il cristianesimo non esisterà più. E stanno dicendo che il cattolicesimo vuole bandire l'Antico Testamento. Ovviamente se poi bandisci l'Antico Testamento, automaticamente hai distrutto il Nuovo, perché se il Nuovo esiste è in virtù dell'Antico. Bene, come vedete c'è molto in comune, ma apparentemente ancora le realtà sono lontane l'una dall'altra. Se avete un po' di pazienza, man mano che andremo avanti, cominceremo a evidenziare le correlazioni. Ora, con l'arrivo dei Beatles, inizierà uno sfrenato consumo di droga, marijuana, eroina, LSD, movimenti quali gli hippie, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo comincia proprio con l'arrivo dei Beatles, che cominciano a lavorare le menti delle masse attraverso la musica. È uno strumento molto importante. Non dimentichiamo che oggi la musica viene utilizzata soprattutto per l'ipersessualizzazione. Fateci caso. A tal proposito vi consiglio un canale su YouTube che parla di questo, appunto ipersessualizzazione, non mi ricordo adesso il nome del suo autore. Comunque, se mettete su YouTube questa parola, musica, ipersessualizzazione, dovreste risalire a questo canale. Bene. In mezzo ai Beatles ci fu appunto un certo George Harrison, che fu la pedina dei Beatles che verrà utilizzata per introdurre l'induismo, lo yoga e i mantra attraverso una delle loro canzoni, chiamata o intitolata My Sweet Lord, mio dolce signore, dedicata proprio al dio indù Krishna, dove in questa canzone viene ripetuto Hare Krishna, Hare Krishna, e viene mescolato con Alleluia. Notiamo un vero e proprio ecumenismo. Quindi vediamo il bene mescolato al male ancora una volta. Bene, è da notare come George Harrison in persona ammise di voler inserire l'induismo in Occidente e soprattutto nel cristianesimo, dicendo che sono la stessa cosa. I Beatles, se ben ricordate, furono tra i primi a fare viaggi in India e da quei viaggi cambiarono, mutarono non solo la propria musica, ma anche i propri testi. È evidente che il disegno del nuovo ordine mondiale era già all'epoca molto influente, anche se è molto più antico. Quindi destabilizzare la fede nell'Iddio vero e la mente è sempre stato uno dei principali obiettivi del nuovo ordine mondiale. L'ecumenismo, che sappiamo che viene da Babilonia la Grande, ha sempre voluto
mescolare le pratiche religiose l'una con l'altra. Questo è l'ecumenismo. Privare la persona della propria identità religiosa, e questo è un sacrilegio. Ci furono molti guru di notevole spessore per quanto riguarda ovviamente il loro mondo. Uno di questi fu Osho Raghunesh ed è considerato fra i principali guru dell'India, almeno all'epoca, chiamato anche il guru Rolls, in quanto possedeva un patrimonio automobilistico di 93 Rolls Royce. Sono un po' tantine. Il, diciamo, ebbe a far parlare molto di sé, soprattutto per lo scandalo, per le pratiche scandalose, sessuali, le quali erano necessarie per la salvezza. Si trasferì in America, in Oregon, dove introdusse lo yoga denominato meditazione dinamica. È una combinazione di induismo e di psicoterapia, dove vengono portati a capo dei esercizi molto rigorosi di respirazione con iperventilazione per risvegliare la cosiddetta forza del serpente, denominata altresì il Kundalini. Il Kundalini non è altro che la forza del serpente. Ricordate il serpente antico che si trova nella Genesi nei primi capitoli? Questo serpente dimora alla base della spina dorsale. Ecco perché gli esercizi dello yoga, apparentemente innocui per quanto riguarda la ginnastica, ti fanno eseguire delle posizioni a dir poco stravaganti, presentandoti il tutto come un mero esercizio, come mera ginnastica, quando invece questi esercizi non sono fini a se stessi, ma hanno come ultimo obiettivo quello di risvegliare il Kundalini o il serpente antico, che sono la stessa cosa. Alla base della spina dorsale si trova questo serpente e con questi esercizi praticamente trovi giovamento per raggiungere uno stato di incoscienza, quindi la mente è chiamata ad abbandonare il corpo. Un altro esercizio molto importante è quello della iperventilazione forzata o quello di gridare in modo forsennato hu 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 per molto 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 tempo. Quindi apparentemente si presenterebbe lo yoga come ciò che beneficia lo spirito, il corpo, ma viene omesso come questo invece fa tutto l'opposto, non solamente per quanto riguarda un punto di vista spirituale, ma anche fisico. Infatti omettono gli incidenti di migliaia di casi che lo yoga ha comportato in una infinità di persone, incidenti di tipo psicologico, incidenti di tipo fisico. Per esempio, non sono stati pochi in queste decade le migliaia o le migliaia di persone coinvolte in disturbi mentali mai più recuperati. Ci sono stati suicidi, ci sono state percosse fisiche, violazioni e anche ictus. Per non parlare anche di tutti gli esercizi che hanno provocato degli incidenti a livello appunto fisico. Sotto la bandiera di garantire l'intensificarsi delle esperienze sessuali, presenteranno gli indiani, appunto l'induismo, lo yoga tantra. Quando si parla di sesso, la carne, lontana dallo spirito, gioisce, per la maggior parte dei casi. Ragion per cui questo yoga tantra, essendo correlato al mondo sessuale, qui in Occidente ha preso molto piede.
mentre invece nell'India viene utilizzato per rompere il ciclo chiamato l'incarnazione, che a differenza dell'Occidente, in India viene considerato un vero e proprio flagello. Il Tantra Yoga è la massima espressione dell'induismo. Si esaltano i poteri per canalizzare le energie positive o negative, ovvero per la magia nera o la magia bianca. Ora, in India, in questo rito, si mangia niente meno che la carne delle cremazioni delle persone. Cioè, quando una persona viene cremata, quello che non si va a distruggere bene con il fuoco viene mangiato da coloro che fanno parte di questo, appunto, yoga tantra. Chiaramente questo qui in Occidente non viene fatto, ma possiamo capire il trasfondo spirituale che c'è. La parola energia sostituirà la parola religione. Di questo ne parleremo tra un pochino. Il silenzio dell'Occidente in tutto questo è a dir poco riprovevole. L'Occidente tace. Il termine, come già detto, religione è spirituale, e questo termine religione, spiritualità, viene sostituito con il termine, appunto, energia, abilmente. Cambia la parola, ma non il frutto ed il fine. Quindi si tratta di gestire forze non visibili, quindi forze invisibili, energia, appunto. Ora, la domanda del milione recita: non è religione allora? La risposta è falso. È religione. Anzi, ti viene detto di trovare te stesso attraverso la meditazione. La meditazione non è altro che la preghiera. È una forma di preghiera anche molto forte, che nulla ha a che vedere con la vera preghiera che richiede il Dio vero descritto nella Bibbia. Sia lode e gloria al suo nome, Gesù il Cristo. La preghiera serve per trovare la verità. Quindi la meditazione serve per trovare la verità. Trova te stesso dentro di te. Questa è religione. Infine Dio è dentro di te, ti viene detto. E infine ti viene detto: tu sei Dio. Signori e signore, ecco a voi la New Age. Trova Dio dentro di te. Tu sei Dio, è un messaggio proposto dall'induismo, è un messaggio proposto dallo yoga, è un messaggio proposto dalla New Age, è un messaggio proposto anche dal mondo ufologico, come vedremo da qui a un pochino. Parlare della New Age e parlare dello yoga e parlare dell'induismo è parlare della stessa materia. Non c'è New Age senza induismo, così come non c'è induismo senza yoga. Tutto è collegato, tutto è la stessa cosa. Alcuni dicono: beh, in fondo io che male faccio, mi occupo solo degli esercizi fisici. Falso. Come già detto, non sono una ginnastica comune. Se vuoi fare ginnastica, vai in una palestra qualsiasi e fai una ginnastica normale e non una ginnastica che ha a che fare con lo yoga. O perlomeno ci sono anche forme di sport molto sane. Io stesso vado a fare corsa, corro, mi piace correre. Cammino e corro, lo faccio circa per un'oretta e mezza. È una buona, come dire, ginnastica. La corsa è una buona ginnastica, mentre invece
la ginnastica che ha a che fare con lo yoga è maledettamente satanica. Quindi alcuni dicono, beh, ma io faccio solo gli esercizi fisici. Attenzione, perché gli esercizi fisici dello yoga, del kundalini, quindi, come già detto, lo vogliamo ripetere, sono stati disegnati per assorbire il prana, cioè questa forza dell'energia, della vita, del cosmo. Lo stesso messaggio che portano gli alieni, che noi siamo tutti quanti collegati col cosmo. Poi di questo parleremo più avanti. Vediamo come tutto quanto, man mano che il video va, come dire, va a prendere forma, tutto quanto viene a schiarirsi. Ora, questi esercizi che sono stati disegnati per assorbire il prana, cioè la forza dell'energia del cosmo, portano poi ai chakras, cioè i canali plastici, per poi risvegliare il shakti, che non è altro che la forza del kundalini, quindi del serpente, che, come già detto, questo serpente, questo kundalini, dimora alla base della nostra, per chi ci crede, della nostra spina dorsale, che deve per forza essere trovata non solo attraverso la meditazione, ma anche attraverso gli esercizi fisici. I due sono strettamente collegati. E quindi, alla fine di tutto, si viene a possedere quei poteri psichici che derivano da questa energia, che non è altro che una preghiera, che sono parte integrante dello yoga. Chiunque fa yoga riconoscerà queste cose che abbiamo detto. In molti centri yoga è presente anche un guru. Qualsiasi indù ti dirà che gli esercizi fisici sono stati creati per risvegliare il serpente. Ovviamente qualsiasi guru sincero, cioè il kundalini. Ecco l'importanza appunto degli esercizi fisici. Risvegliare il kundalini che giace alla base della spina dorsale. Un famoso scrittore del New York Times, due volte vincitore del premio Pulitzer, in un suo libro intitolato La scienza dello yoga, il suo nome per chi volesse investigare è Brot William Jay, ci dimostra in questo suo scritto come lo yoga provoca una infinità di infortuni, non solo mentali, ma anche fisici. Quelli mentali molto spesso irreversibili. Ora, gli stessi insegnanti di yoga ammettono che sia gli esercizi di respirazione che quelli fisici possono recare seri danni all'esecutore, quindi sia fisici che mentali. E non pochi insegnanti hanno confessato che tutto questo aiuta ad aprire la mente, l'anima e tutto il tuo essere ad accogliere entità aliene o estranee, quindi entità demoniache. Lo yoga, con i suoi esercizi fisici abbinati alla meditazione, dicono loro, provoca una apparente rilassatezza e un'apparente pace interiore. E noi vi diciamo che questo ti porta a esaltare lo yoga, ti porta a esaltare te stesso, ti porta a esaltare il tuo fisico e quindi ti allontana dal vero Dio, il creatore del cielo e della terra. Il fine di tutto questo è di farti pensare che tu sei l'unico Dio e che non hai bisogno di altro Dio all'infuori di te, dello yoga, della meditazione, dei frutti che raccogli attraverso
questa meditazione, questi esercizi apparentemente, che portano un beneficio all'anima tua e al tuo corpo, ma che così non è. Questi esercizi, tra l'altro, e queste posizioni hanno aiutato non pochi a dimagrire. E cosa vuole di più? Soprattutto una donna, ma anche gli uomini, che avere un fisico asciutto. Sì, ma a prezzo di che? Tutti gli esercizi fisici e mentali mirano a fare uscire la persona dalla realtà, cioè assentati, annulla la tua mente, lascia che la tua mente stia in bianco. Molto pericoloso tutto questo. Attenzione a fuoriuscire dalla realtà. Ora, invece che insegnarci ad affrontare la vita, ad affrontare i problemi, ad essere presenti nelle situazioni e non a lasciare la nostra mente in bianco, che non cambierà la realtà, a meno che non vogliamo filosofeggiare. Come un filosofo antico, Aristotele, che scrisse la metafisica, e che questa è stata introdotta anche in molte religioni, anche in movimenti cristiani, dove si dice: pensa una cosa, di quella cosa che hai pensato e tu cambierai quello che ti sta intorno. Questo è demoniaco, è metafisica aristoliana o aristoteliana, come si dica. E quindi questi esercizi mentali e fisici ci spingono a assentarci dalla realtà e a fuggire quindi alla realtà, con la pseudo promessa magari poi di poterla affrontare in modo meglio, ma che in verità così non è. E quindi tutto questo de facto porta all'autodistruzione dell'individuo. Ora, ci sono molti modi per sfuggire ai problemi in modo, come dire, improprio. Lo abbiamo visto nella nostra rocambolesca storia. Uno di questi modi è la stessa droga. Un altro è l'alcol e un altro ancora è proprio lo yoga. I difensori dello yoga rispondono sul fatto che ci si può far male anche in altri modi, molto semplici, tra cui anche guidando una macchina. Beh, noi rispondiamo: intanto, guidare una macchina non è un'azione spirituale, quindi non dire sciocchezze. Secondo, guidare una macchina non ti toglie dalla realtà. Un conto è distrarsi e andare a farsi un giro, una passeggiata, ma non annientare la propria mente e lasciarla in bianco per ore, ore e ore, aprendo così la mente a entità sconosciute. E poi guidare una macchina non conduce alla pazzia. E soprattutto non ti permette di incontrare una pseudo realtà aliena, appunto, a questo mondo. Infatti, la meditazione trascendentale, che è anche questa una parte dello yoga, laddove presente ovviamente, ti vuole fare uscire dalla realtà, farti assentare da questa realtà anche per molte ore, annientare la tua persona, intesa come coscienza vigile e razionale, per introdurti in una spiritualità, a ricercare un'energia. Ecco qui la religione, abbinata agli esercizi fisici, alla costanza, ai prama, come si dica, insomma, queste ripetizioni di canti, e all'essere vegetariani. Tutto questo è un cocktail micidiale e satanico. Nulla incontro sull'essere vegetariani. La Bibbia non condanna l'essere vegetariani. Quello che la Bibbia però condanna è quando tu usi l'alimentazione per uno scopo spirituale. No, questo non si può fare. Se uno vuole essere vegetariano per conto proprio, perché vuole lui, perché trova un beneficio fisico, un'altra cosa, ma abbinare, come dire, questa alimentazione vegetariana, la religione, non si può fare. Io, per esempio, non sono vegetariano, però
non mangio molta carne rossa, anzi quasi niente, perché so che la carne rossa oggigiorno è sconsigliabile perché fa male, però mangio altri tipi di carne, ma questa non è che poi io vado a abbinare la mia alimentazione al mondo spirituale. Dio mi guardi di fare una cosa del genere. La meditazione dello yoga vuole che la tua mente sia lasciata in bianco, vuole che la tua mente non pensi a niente, perché questo. La Bibbia ha sempre condannato queste cose. Noi vi invitiamo a leggere la Bibbia. Ora, lasciare la mente in bianco significa aprire la porta a entità aliene. E tutto questo all'inizio fa provare all'esecutore una forza, come dire, una sorta di forza, di fortificazione, ma che poi si concretizzerà invece in un proprio completo malessere. La meditazione trascendentale, per chi non lo sa, crea dipendenza. Attenzione alle cose che creano dipendenza. Una volta che tu sei entrato in questo cerchio, pensi che se lo dovessi lasciare la tua vita piomberà in un disastro completo. Questo è demoniaco. E ciò che crea dipendenza si chiama, nel cristianesimo, possessione. Tu non comandi più te stesso, ma vieni comandato da questa energia, da questa forza, che non sono altro che entità malefiche. Non puoi più lasciare, non sei più libero, perché sei posseduto da questa forza, da questa energia. Pensi appunto di essere completamente in mano alla morte o di metterti completamente in mano alla morte qualora ti allontanassi. Lasciami dirti che è l'esatto opposto, ovvero fin tanto tu vi rimarrai, cadrai sempre di più nello sprofondo. Il disegno mondiale di tutto questo, perché c'è sempre un disegno mondiale, ci dimostra come l'ONU, le Nazioni Unite, appoggiano incondizionatamente lo yoga, addirittura hanno un loro guru di riferimento e una sala che viene utilizzata a questo scopo proprio nello stesso palazzo. Quindi ci rendiamo perfettamente conto come è uno strumento del nuovo ordine mondiale per controllare le menti. Infatti lo stesso Pentagono utilizza tutto ciò. Nel 2001, è talmente grande questo fenomeno, nel 2001 il Ministero dell'Istruzione introduce lo yoga come materia facoltativa nelle scuole e oggi lo ritroviamo ovunque: scuole, università, ospedali, studi dentistici e anche molte chiese lo propongono. Ora, la New Age predica la compatibilità con lo yoga e la New Age utilizza tutte queste pratiche che abbiamo appena descritte, con l'aggravante della, come dire, del cercare del contattismo, per così dire, cioè contattare entità aliene che vengono dallo spazio, appunto dal cosmos. Come abbiamo visto, molti esercizi dello yoga hanno a che fare con la meditazione per entrare con l'energia del cosmos, del Dio che si trova in questo cosmo e dell'entità che si trova in questo cosmo. La New Age non le chiama entità, ma le chiamerà extraterrestri. Ma il mezzo è sempre lo yoga, il kundalini, la meditazione trascendentale. E tutto questo trova forma nell'induismo. La organizzazione missionaria dell'induismo si chiama
non so se si dice così, Vishva Hindu Parishad. Nel paragrafo numero 4 parla del proselitismo. Ivi viene detto che il proselitismo deve essere portato avanti anche attraverso laici e iniziati. Ora, la rivista indù Vishva Parishad asserisce chiaramente che i maestri di yoga del mondo intero sono i missionari dell'induismo. Ecco qui, i laici e gli iniziati del paragrafo 4 dell'organizzazione missionaria dell'induismo, appunto Vishva Hindu Parishad. Quindi questi maestri yoga sparsi in tutto il mondo non sono altro che delle marionette, inconsapevolmente delle marionette, nelle mani dei guru indiani, che fanno parte di un disegno mondiale molto importante, un puzzle molto importante in questo nuovo governo di ordine mondiale. L'induismo propone il vegetarianismo, ecco perché anche lo yoga lo propone. Il risorgimento del paganesimo e le pratiche indù sono il cuore della New Age. Adolf Hitler, se ricordate bene, seguì molti insegnamenti dell'induismo. Vedi ad esempio la svastica. La svastica viene proprio dall'induismo ed è presente in moltissimi tempi in India. Chi si trova dietro la New Age? Dietro la New Age, in verità, si trova un sacerdote chiamato Padre Pierre Teilhard de Chardin.